questo qui è il Brawler Roller. Supremus! Oh mio Dio, ma quella è la vera spalmatrice. Questa, cicatrice. Questa è la vera spalmatrice. Non infatti è una noi, macchina per i massaggi. Quando ci arriveremo lanciati a tutta velocità, ci schiaccerà come dei brufoli. Non vedo l'ora di andarci. Ma che schifo! Sì, allora sì, no, sì, questo sì. paragone no, fa invece schifo sì, proprio. Perché Streccato è un brufolo. Sì, sì, sei proprio tu. Sì, Streccato è un brufolo e verrà schiacciato oggi dalla spalmatrice. Ma che fatto, e la ignoro. Allora, vado per primo io con la mia supercar. Voi avete sempre... Noi ti seguiamo. Ma guarda che macchine vi siete prima. Siete pagliati. Allora, non ti permettere proprio, che la mia vergogna. Macchina è bellissima. Chi ha la macchina migliore? Scrivetelo nei commenti. Brum, brum. Ovviamente io, si chiama Stessi. Pure pessima. Un po' come te, la pessima. Streccato alla guida della sua pessima. Vado, pronti? Vai, facci vedere di cosa è capace la spalmatrice. Okay. Adesso ti schianti. Io proverò a mettere il rallenti, anche se funziona un po' così. Però io ci provo. Vado dritto verso la spalmatrice. Vai che acquisisce velocità. Allora, vai, il mio controllo di pista è veramente dai eccellente. Che sei giusto. Sono giusto, c'è un po' di sabbione. Ecco che ci entro. Allora, amici miei, vi dico che probabilmente sono morto perché ma di brutto, cioè, guarda, sì, ve lo posso confermare, sei morto. Ma quella era una macchina? Mi ha spalmato ben, devo dire, mi ha proprio ben spalmato. Quindi possibilità di sopravvivenza qui direi un molto basso, diciamo, poche percentuali ci sono. 5%. Devi essere fortunato. 5% giusto per concedermi un po'. Estremamente fortunato. Però è stata bella dura. Va bene, allora proviamo con Anna, va bene? Occhio, perché tu sei tutta storta, quindi allora, non deludere. Mi faccio spazio. Non deludere, aspetta, per favore, perché aspetta, tu ci sei usa. Credimi. Adesso. Ok. Guarda, come al solito perfetta. Siamo qui per fare dei cross test per conto di Elon Musk. Musk è il russo, cugino di Elon Musk. Cugino russo, sì, esatto. Lui ci chiede di testare la sopravvivenza. Musk. Sì, stai zitta. Non perderti, Anna. Ti vedo io a te. Non c'è bisogno di fare la gallina. Devi prestare attenzione a me. No, se tu fai la gallina, io ti faccio in brodo. Che gallina vecchia. Sto andando. Ti vedo. Oh, oh mio Dio, guarda come precisa. Guarda qui. Allora, ti ha appiattita con una precisione millimetrica, secondo me. Proprio bella. Vero? Allora, tu percentuali di sopravvivenza ancora meno di me, perché zero, sicuramente 0,1, giusto per dare quel minimo, proprio quel pensiero. Ma come sei, è rimasto un po' intero, dai. Questo è impossibile sopravvivere. Ok, Alex, tu sei un bello scatolotto. Tocca a me, guarda, Una scatola di tonno. Io non voglio appiattirmi, Impiattisciti come un imbecille. Vai. Ma secondo me guarda che non ce la fa a piattirlo, perché è troppo grosso. No, ce la fa. Questo si schianta. Ma come no? Non andare storto tutto, però. Oh, vai bene. Vai bello veloce. No, è perfetto. Vai bello veloce. Guarda come vado, Lion. Hai 200 km orari. Vai, perfetto. Dentro la macchina. Sei un imbecille. Guarda questo. Ha rotto. Zittata l'ultimo. Ha rotto il roller. Ha rotto. Sei un idiota. Lo metto a posto. Sei un imbecille. No, Lion, non dimmi così. Sei un imbecille. Sei un rovinato. Cioè, questo ha rotto il pallone. Non volevo, Lion, non volevo. Aspetta. Ha buttato il pallone sull'albero. Metti a posto. Ma senti, non toccare nulla, Non tocco non nulla. Toccare nulla. Non tocco niente. Cioè, come fai a essere così imbecille? Spiegami come è possibile che sei visto da 3 chilometri che eri storto. Tutti noi l'abbiamo visto e tu non l'hai visto. Spiegami come. Visto perché sono storto anch'io. Ma sei troppo storto però. E non volevo essere storto. Come è possibile che fai così cagare? Spiegami. Cioè, adesso come facciamo? Guarda che l'hai rotto tutto. Guarda. Guarda che fai schifo. Guarda che ci sono io che da un'ora sto cercando di raddrizzarlo e tu mi dici che si è raddrizzato da solo. Ma cosa sei, scemo? No, ho detto che l'hai raddrizzato tu, Lion. Non mi dire così. Guarda, tutto rotto, che l'hai rotto. Sei un imbecille. No, sei un imbecille. Non volevo. Che stupido che... No, io sono arrabbiato. Ma tu sei molto bravo e lo sistemerai subito. Ne sono certo. No, io non lo sistemo. Sei un cretino. Non volevo, Lion, te lo giuro che non volevo. E questo risolve il problema? Ma adesso mette un po' di brio alla sfida, capito? Dobbiamo fare un qualcosa tipo penalizzante per me, perché è giusto così. Guarda, ci ha già pensato madre natura a penalizzarti col resto del genere umano. Allora, non andiamo troppo sul tu personale. Tu sei in pari con i protozoi, quelli che della muffa. Sei un batterio. No, non dirmi così, Vai tu, dai, cerca di acchiappare quel poco che rimane. Ci provo. Ma guarda, Alex, guarda, guarda, vai, togliti da Alex, perché se scendo dalla macchina lo prendo a schiaffi, guarda. Vai, prima che sia troppo tardi, vai. Sto partendo!
Parti, parti. Oh, acchiappa, c'è che è più a sinistra adesso. Vai bene. Ma devo finire sulla rampa o proprio sopra la spiattellatrice? Nella spiattellatrice devi andare. Vai più a sinistra. Vado, sto andando, sto andando. Bravo, mi sa che la rampa però la tocca comunque. Bravo, ok, va bene. Ma sei come Alex allora. Ma sei un cretino. Tu, Alex, però stai zitto. Alex, stai zitto. Ora, no. Non parlo più. Cioè, siete due imbecilli. Siete due imbecilli. Vabbè, ma come faceva? Se toccava la rampa, poi decollava. Ci ha provato. Siete due imbecilli. No, scusami. Mi fai allora... il raccapriccio. Mi dispiace. Mi fai il raccapriccio. Te lo posso dire che mi fai il raccapriccio? Ti offendi? Dimmelo ancora. Te lo dico ancora. Mi fai il raccapriccio. Sei raccapricciante. Ma no, ma gli piace quando glielo dici così. Ti piace? Però non mi piace. Ti piace quando ti dicono che sei così raccapricciante? Perché è la verità, è impossibile dire diversamente. Posso tornare su con voi? Puoi andartene fuori dalle palle immediatamente. Eh no, però se se ne va pure lui fuori, che rimaniamo solo io e te. Amici, faremo tifo però. Allora, sto rimettendo un'insidia. Oh, che bello. Oh, che nessuno me la scassi, come io prima. Io non te la rovinerò mai più, te lo giuro. Che sarà il terreno che è meglio. Allora, fammi vedere se la trovo però, perché non la trovo più. Cos'è? Ce n'è una sola a disposizione, sono ceccato. Ma no, io. Ce n'erano altre, Lion. Ma no, ce ne sono altre, ma io rivoglio il rullo rullatore. Ma che non la spalmatrice più. È la migliore, è la star di oggi. Eccolo qui, il rullo. Oh, ce l'abbiamo. Oh, nessuno. Che bello, posso ripartire io? No, no, perché l'hai rotto. E se la rovino di nuovo? Allora ci vado io. Allora devi ripartire, vai. Vai Lion, noi faremo il tifo per te stavolta. Cambiando veicolo. Oh, se voi al vostro turno me lo scassate di nuovo. Non te la scasserò, te lo giuro, su quello che vuoi. Guarda, mi arrabbio non io. Non succederò mai. Ma no, che sono bravi che ce la fanno. Oh, ve lo sto dicendo, credo. Mi arrabbio io. Cambio veicolo anch'io, così magari è più bello. Io ho paura però adesso. Soffia di più nel microfono, strega. A noi ci piace moltissimo, ragione. Guarda. A noi proprio ci gasa un casino quando tu inizi a fare così. Che sembri il drago di Komodo. Non parlo a me più, che a vabbè, me non ci gasa. Ti faccio il tipo, stai partendo? Sto partendo. Ma vai, vai, vai che ci sei. Mamma mia, questa è molto instabile, è proprio bizzarra. Però io... Non ce la devi centrale. Io ci acchiappo, perché io non sono uno storto come Alex. Cioè, mamma bravo. Mia. Vedi, tu sei un forte, Lion. Guarda. Mamma! Mamma mia! Cioè, solo io do soddisfazione. Ma perché hai fatto così bene? Adesso mi sento inutile. Dovresti farlo sempre solo tu. Dovrei, ma io vi voglio dare anche a voi questa possibilità. Dai invece una voi... possibilità a me, da beccherò, se lo giuro. Vabbè, allora, intanto vediamo i miei danni. Credo di essere ancora vivo, più o meno, forse. Mica tanto. 5%, 10% anzi, perché la mia sedia è anche intera. Poteva andare meglio, dai. Poteva andare meglio. 20% di possibilità, perché vedo che la mia sedia è ancora in tonsa. Quindi potrei essere ancora vivo. Ok, Alex, è il tuo tocca momento. A me, Lion, okay. Vado. Dimmi vai. Quando mi vedi, ok, vai. Vado. Sono dietro io di te. Con questa macchina beccherò il centro, Lion. Te lo ci giuro. Ci mancherebbe altro, perché se mi deludi di o nuovo. O se lo rovina di nuovo. Oh. Non lo rovinerò, te lo giuro. No, è impossibile. Oh. Impossibile. No, stai allora... andando tutto a destra. Dove vai? Vado più a sinistra. Ok, bravo, così dovrebbe andare. Ottimo. No, vado bene, se vado me bene. Lo vai più bene, no, vai no, bene. Vado bene, oh. Vado bene, vado okay. bene. Ok, ok. È morto. È morto, abbiamo una buona notizia. Abbiamo una buona notizia, è morto. Quindi, ma come? Dai. Non ha una bella notizia. Oh, vedi, qua è assolutamente. Oddio. E qua l'ho preso di brutto. Allora, se ti sei schiacciato un po' sul sedile, può essere che sia ancora vivo. Quindi un 20% di possibilità di sopravvivere. Un pezzo è più di te, però. Sì, sì. Ok, allora, abbiamo Anna ancora e Streccato. Guarda, cosa ho preso per me. Sì, verde, non si sa perché, però va bene. L'importante è... vabbè, perché così sono sì. diversa. No, cioè, tu tranquilla, perché deludi sempre anche tu, Vai. Vuoi un altro colore? No, non tocca, vai. No, va bene così, vai. Aspetta, mi allineo bene. Sì. Ecco. Dai, acchiappaci. Senti, il triciclo ti darà soddisfazioni, sì, un sacco, promesso. Guarda, non me lo scassai il roller perché mi arrabbio. No, promesso. Allora sto andando proprio, sì. Guarda, sono precisa. Beh, come ma una scheggia. Troppo a sinistra? Sì, troppo a sinistra. Anna, no. Anna, non mi scassare. No, promessa. No! Guarda, sei talmente una cagata. Talmente piccola che male. Non l'ha lasciato di un millimetro. Però a me fa arrabbiare e penso di avere anche ragione ad arrabbiarmi quando mi fai questi danni, Anna. Adesso allora, visto che scassiamo tutto, ci vado io con il pullman e non ma me ne frega nulla. Allora col pullman però veramente scassi tutto. No, non me ne frega nulla, ve lo meritate. Tu stai zitto, perché il tuo turno non ci sarà più, sei deludente. Ma ok? Come? Deludente. Prima, ma posso
tatuare. Diludente, studio. Diludente. Vai, sei. Vai, Lion, con questo pullman. Facci sognare. Vi faccio sognare. Ma io adesso. Sei zebrato. Guarda come sono sensuale, zebra tours. Ecco qui. Mamma mia, che sei bello. Questa volta il roller probabilmente verrà distrutto, cioè, deve lo dico. Prendere il volo sto pullman, eh. Ecco che accelera, ecco che accelera. Roba, madonna mia. Mamma mia, ce lo sei mangiato. Amici, che scassamento. Allora, mi sono incastrato a casa. Mi sono incastrato, però alcuni dei miei passeggeri devo dire che sono ancora vivi. Infatti, vedete, le ultime file stanno una meraviglia. Quelli in fondo proprio. Stanno facendo no. festa, saltano tutti. Alcuni hanno perso la testa nel roller. Vedi, questi primi un pochino gli è stata mangiucchiata. Anche sì, questi. Un pochettino sì. Però sì, dietro però, sono tranquilli. Dietro stanno una meraviglia, eh. Sì, sì, dietro tutti bene. Ok, allora, qualcuno si è salvato, diciamo. Allora, adesso dobbiamo cambiare zona e vi mostro dove dobbiamo andare. Guardatemi, vado a sinistra e ci spostiamo su questa seconda rampa, che è molto stretta, è quella con i vetri a destra e a sinistra, la vedete che c'è qui proprio subito. La barriera ci sono. Ok, che conduce a una bellissima scala. Io direi di metterci in fila, io davanti per primo. Prego, prego, mettiti prima te. Però potrebbe creare problemi perché voi poi come passate accanto a me? Vabbè, mi metto sulla sinistra, mettiamoci in fila sulla sinistra, d'accordo? Vabbè, okay, vai, vai, ti aspettiamo. Ok, allora io deployo il mio veicolo, scelgo qualcosa di sensuale come questa qui, bella, secondo me, adatta anche all'operazione. Okay. Ho sbagliato, mi sono messo sulla cosa a fianco perché ma sono un pisello. Ma però ci puoi andare bene. Però vado bene perché io sono bravo lo stesso e mi arrangio, non come Alex. È vero, hai ragione. Aspetta, ecco qui. Questa qui voglio io così. Ok, voi ci siete dietro di me, mi sì, vedete? Siamo dietro di te. Ma non vedo nessuno. Sto arrivando. Amici, non mi dite che avete scazzato. Sto arrivando, ci sono, ci sono. Ecco, guarda, mi metto qua dietro, qui. Okay. Io sono qua dietro di te, vedi? Ok, vedo ecco Alex qua. Soltanto. E metto la mia macchinina. Perché streccato non c'è? Io però guarda. Non vedo voi. Dove no, è andato quell'imbecille? Dove è andato quell'imbecille? Io non ci posso non credere. Vedo, non so perché. Cioè, io t'ho detto a sinistra. Dove sei andato? Ma ci sono a sinistra, ma non ci siete voi. Non è vero. Ma no, non è vero. Siamo. Non ci siamo. A sinistra, credo. Guarda che è andato. Dai, guarda, che, il vetro. Guarda che cretino. Ma l'ha detto. Guarda, io non ci. Secondo me è andato in Giappone. Io sono sicuro che è andato ma in Giappone. Ma no. Guarda che schifo che fai, eh. Guarda che schifo. Ma che non c'è da nessuna parte. Guarda che schifo che fai. Ma sei perso. Cosa facciamo adesso? Guarda che è arrivato adesso. Guarda che è arrivato adesso dopo tre ore. Vergognati. Ma non ti vergogni di essere così, eh? Sì, vado, porto per ultimo di nuovo. Ma no, ma, no, no, cioè, no. Guarda che tu ti devi vergognare di essere così. Tu se vengono gli alieni e ci guardano e guardano a te, si fanno un brutto concetto di tutti noi. È vero, eh? Vabbè, ma poveri magari ti lasciano in pace, no? Poveri alieni, poveri alieni. No, ci schiavizzano perché dicono questi sono tutti stupidi. Quindi usiamoli per i nostri comodi porci. Vabbè, qui bisogna arrivare dritti fino in fondo, quindi vai, dai, è impossibile, fai. C'è una curva, come fai? Ma io guarda che ruote che ho cazzutissime. E guarda ma qua. Non è giusto, io non ce l'ho quelle ruote là. Però bisogna anche andare. Ma io qua mi ribalto, oddio, di brutto. Andando un po' di velocità la che non mi piace. No, 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 tutto bene, tutto bene, tutto bene. Tutto bene, vi dico. Guarda qui, sono ancora vivo. Un po' ma non si rompe? Non sono. Non è vero. T'è andata giù una ruota, non ti puoi muovere più. Vabbè, sono arrivato qui. Buono. Vabbè, vediamo buono. Chi arriva più lontano. Okay, buono. Buono, buono. Ok, il prossimo allora. Chi è il prossimo? Sono io. Ok, aspetta che mi subentro su di te. Ok. Vieni a guardarmi, sei pronto? Aspetta che. Ok, vai, sono pronto dietro. Vado. Di te, my friend. Vai, vai. Con calma e velocità. Sì, calma e sangue freddo, ma non troppo, ecco. Vai. Ecco, guarda che calma. È partito dritto però. Allora, le tue sospensioni. Ma troppo piano, così siamo bravi tutti però, non vabbè, vale. Allora mi volate. Cioè, io sono andato molto più veloce. Ma così spicca il decollo, no? Aiuto. Aiuto, hai abbozzato il davanti, hai abbozzato. Ho abbozzato tutte le cose. Ma più il muso. Niente. No, c'è io, però, c'è io arrivo più lontano. No, vedi? Ma che dici? Ma hai le ruote interne. No, non arrivo mai, questa. Oh, ti sta stringendo a te. Andiamo no, giù. Così lo fai vincere. Ma scusa, ma tu vai ancora? Ma non è possibile, hai le sì, ruote infilzate. Però sta andando, si sta facendo andare avanti te, guarda. Alex, sei un infame, mi hai spinto giù per le scale. ma tu stai guadagnando posizioni così. No, dai, no, non vai. Allora, sono comunque, io non vado più adesso. Sono un metro più avanti di lui. Non vale. È vero, sei comunque più avanti. Okay. Non vale però. No, tocca a quello lì che fa pena. Tocca a me. Dai, vai, vai, no. fai le tue cose orribili come al solito. Dai, rovina tutto come sempre, tanto fai solo quello, ecco. No, guarda che adesso dai. Ti supero pure. Ecco qui che rompe sì, tutto. Sì, guarda come rovina tutto. Tanto è una macchinaccia. Tanto veloce, vai, quello è il coraggio, no, il vero uomo. Storta, perché è storta? Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Tutto bene. Bravo. Qualificato. Ha sguassato tutto, sapevo io.
ecco, pure... Ma non sguazzare tutto. Almeno mi sono fermato in mezzo. Ma un talento nascosto cos'è? Cioè, sicuramente, eh. Oh, tu stai zitto perché io non me lo dimentico che prima mi hai rotto il coso. L'ha fatto solo una volta. Vai, Anna, è il tuo momento. Ok, anche... mi stai già guardando. Ma perché sei verde pisello? Ma cosa hai combinato? Perché così almeno mi distingo. Vabbè, dagli altri. Vabbè, dai, vai, vai, pisellona, okay, vai, allora, buttati. Allora, vai, vai. Vado, no. Sei già rotta. Sta perdendo tutto. Ma non è adatta per le scale questa attenta, macchina. Attenta, adesso c'è tutto. Non posso girare. È già rotta la macchina, va bene. Credo di sì. Che zoppo, sì. Vai, sei ancora, sei ancora. No. All right. Ok. Però va bene così. No, sì, evviva. Aspetta, vai. Non va. No, non va, ho perso una ruota. Ok, vabbè, ma però ha vinto Lion. Però Lion, grazie alla spinta di Alex, ha vinto. È arrivato più avanti di tutti. Però c'era ancora più avanti, si poteva andare ancora di più. Va bene, ma è impossibile andare più avanti. Dobbiamo andare ancora più a sinistra sulla prossima, che è una rampa che ci porta su una pista verticale. E chi arriva più in alto sulla pista verticale fino ai 90 metri di altezza. Oh mio Dio, ma come si fa? Questo è molto difficile per veri uomini della guida, ovvero donne della guida, va bene? Quindi ci disponiamo qui. Adesso io mi metto per primo. Mi metto molto indietro. Sì, per favore, un pochino indietro, perché qui bisogna avere prestanza. Vi consiglio di prendere delle macchine discrete, perché bisogna andare... la prenderò più discreta che posso. Non ti preoccupare. Bisogna andare spediti, Io per esempio prendo questa qui. Io non conosco macchine discrete, sì, però. Se una ha tre ruote estreme vuol dire che non è tanto buona, Ok, se è così, cioè, va bene. Ma non ti è piaciuta la mia tre ruote? No, non tanto. Non era buona. Ok, io ho creato una macchina epica. Questa bellissima. È troppo discreta, mi sa. Questa è troppo figa, secondo me. Questa è proprio bella. Non vi vedo tuttora, però. Questa cosa mi inquieta. Eccoci, un secondo. Io sto arrivando, in teoria. Vedo uno sfigato là in fondo dietro. Che credo sono sia io. Ok, quindi i conti non tornano di nuovo. Ma come, non sono io? Non lo so. Chi è quello? No, dove è andato lui? Non lo so, aspetta, forse no. Allora, stress. Mi sto arrabbiando. Mi vedi? Ok, ora ci sono. Vedo uno sfigato lì, vedo un'altra sfigata. No, quella è Alex. Manco io, ho promesso che ci sono, giuro. Ok, io vi vedo. No, eccola, Anna. Anna, guarda, ci sei, Oh. Ma io non ci sono. Ma scusa, ma chi è quello allora? Chi è quella che va da solo, poi? Oh, c'è uno che va. Di Anna. Alex, fermalo. Ferma questa macchina, Anna. Questa sei tu che fai danni, Sei ma tu, lo so, se sono io. Fermala. Togli il veicolo. Anna, c'è uno che va, sei tu o no? Non lo so. Cosa vuol dire? Chi è allora? Eccola. No, Anna, sei una mancante. Sei una mancante. Mi ha confuso. Anna, vai avanti. Anna, vai avanti. Vado avanti. Ok, fermati allora però, cretina. Perché se ha detto no, ma non sono io. Quindi ho detto allora non sono io. Ma guarda, se ti dico che sei te, che ti stai andando da sola. Ma accorgitene, no, Anna. Ma che ne so io. Dai, non ci serve un altro tonto. C'è già streccato, Alex. Ehi, stavo tutto bene. Silenzio. Hai ragione, scusami. Vado, pronti? Vai, siamo con te noi. Mi avete anche scassato la macchina, fammela aggiustare un pochino. Così è nuova proprio. Oh, devi accelerare, mi raccomando. Mi raccomando. Vado, con tutta la mia energia, vado. Vado con forzissima. Quanto sgomma? Sgomma come una pazza, questa è proprio pazza. Sì, ma se lo sapevo la prendevo pure io una macchina così, Ok. Vai più con prepotenza, Rallenti. Vai, wow. Ho ingronfato un pochino le sospensioni. Oh no, sì. Ok, sto andando dritto verso l'alto. Ma dove vai su? 40 metri, 50 metri. Ma con quale gravità? 60 metri. Vabbè. 70 metri. 80 metri. Dove dire che arrivi 90? 90, amici, ho vinto. Non ci credo. Ho già vinto. No, ma ha vinto. Ma adesso lo facciamo anche noi, vinceremo anche noi, quindi. Ho battuto il soffitto, guarda che figata. E ora ricado verso giù. Vediamo qua mi scasso. Andare anche tipo a 120, secondo me. Allora, sono ancora intero. E posso ancora andare? Ma com'è possibile? Oh mio Dio, amici, ma questo è sorprendente. Ma com'è possibile? Ma non hai preso una macchina, hai preso un carro armato, oh, non vale. Terminator. Hai tipo una ruota. Ok, Alex, è il tuo turno. Sì, tocca a me, eccomi qua. Aspetta che sono un po' perso. Ok, no, quale sei? Ok, vai, qua. Vai. Vado. Alex. Oh, mi raccomando, cerca di battere il mio. Hai 800.000 metri proprio. Vai. Senza paura. Vai, Alex, na. Vai, Alex, na. Che c'è scritto sulla tua targa. Vai, Alex, che ce la fai? Vai, Alex, na. A tavoletta. Vai a tavoletta. Dove sei andato? Non mi vedo più. C'è riuscito anche lui, C'è riuscito anche lui. E anche il tiro, quasi. È troppo facile, vero, così, non va bene. Rimuoviti. L'ho fatta io. Rimuoviti va subito. Va bene. Vai, Anna, che sei scarsa, mamma mia. Ok, eccomi qua. Mamma mia, se sei scarsa, però, certe volte. Allora, non ti permettere. Sono ancora arrabbiato per prima. Ma io non avevo capito di essere io.
Ma scusa, Bordochi, mia sorella, vai. Oh, silenzio, sto andando, fai mamma tipo, mia. Se no la fai impazzire e non riesco ad andare avanti. Ma questo è facile. Tutti al ponte. Ma io scommetto che uno di noi non ci riuscirà. Stai zitto, ti prego. Non posso anche andare via da sola. Non è vero. Vai, il tuo nome è Streca. Streca. Guardatemi tutti. Streca. Dai, vai. Con felicità. Vai con felicità. Dai, secondo me è sarà recetta. Vado velocissimo, questo, Velocissimo. Vai, acquista velocità. Vai. Se non ce la fai. Velocissimo, Streca. Velocissimo. Acquista velocità. Centrati bene. Ce la fa anche lui. Oh, ma questa era veramente... No, lui no, guarda. No, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ma ci ha messo un veramente facile. Era veramente facile questo. Cioè, allora, quello che ha sondato di più, secondo me, è Lion. Sì, è vero. Sì, però è stato troppo semplice, secondo me. Riproverei con un mezzo di fortuna che possa avere più difficoltà. Sono d'accordo. Sì, perché secondo me avete preso tutti i mezzi troppo buoni. Io posso prendere il mio triciclo? No, tu devi stare ferma e non rompere le scatole. Consiglio degli amici, capito questo? Te lo dico io proprio così, in tutta franchezza. Vado col camion. Triciclo io. No, vado col camion, ok? Vai, facci vedere quanto riesce ad andare questo camion. Secondo me questo non ci entra nella non nel lo so, però ci va molto veloce, però. Va molto veloce, questo qua è bravo. Finisce male, No, ok. 200 km orari di camion. Cioè, senti, inarrestabile. Inarrestabile, si sono rotte delle cose. Ho preso fuoco. Non lo so, non ci arrivi. Non ci è arrivato, però ho preso fuoco, quindi quasi però. Ma non mi dire che esplodi. 80 metri eri. Però sono completamente bruciato, porca miseria. Questi sono punti bonus, Punti bonus. Sì. Punti bonus, molto più bravo di voi, Bravissimo. Molto più bello esteticamente. Complimenti, ma non ne avevamo dubbi che saresti stato più bravo. Allora amici, io per concludere ho ripreso la macchina che avevo prima sull'altra rampa e vado dritto verso il laghetto. Vediamo vai, se mi senza scasso. Paura. Secondo me Vai, prendi il laghetto e vedi che succede se vai in acqua. Secondo me l'acqua mi salva, perché comunque no, tutti un pochino e magari non muoio. Cioè, zona di sabbione. Secondo me che vai malissimo. Sì. Sono morto. Ma perché non ho preso l'acqua? È così, è grazie al cacchio, non è possibile. Infatti. Troppa potenza, troppa velocità. Va bene, ci fermiamo, continueremo con altri crash test perché ci garbano molto. Io ho trovato una bella mappa che praticamente c'è un pozzo infinito pieno di gradoni giganti di pietre. Tu ci devi buttare. Bellissimo quello. E tu schianti finché non arrivi in fondo. Quello è bellissimo, lo dobbiamo fare per forza. Per oggi però ci fermiamo, ci vediamo in live questa sera alle 19. Non mancate sul sito Viola, link in descrizione nel primo commento. E Lion out. Ciao.